In questa breve presentazione ci occuperemo dello sviluppo del bambino nei, nei primi mesi di vita, un momento molto particolare dello sviluppo umano che eh, come è un po' sotto gli occhi di tutti quelli che hanno avuto modo di esperire eh, la, la vicinanza con un bambino o con un neonato, ci si può rendere conto che come in nessun altro periodo della vita... Eh, le tappe eh, per cui eh, il bambino giunge a dei comportamenti nuovi e più avanzati sono molto ravvicinate, tanto che dalla completa dipendenza eh, dall'adulto con cui, di cui il bambino nasce dotato eh, proprio dall'inizio, in pochissimi mesi conquista una serie di autonomie con una velocità tale che non si vedrà mai più durante tutto il ciclo della vita. Fino alla metà del secolo scorso, eh, sia dal punto di vista scientifico ma soprattutto nell'opinione comune, il neonato veniva visto come un, un essere ehm, sostanzialmente privo di dispositivi di interazione con il mondo, ehm, necessitante diciamo, di essere riempito di eh, informazioni, di conoscenza, eh, di abitudini eh, nel. Dall'esterno, quindi si dava un ruolo preponderante all'ambiente e la mente del, del, del veniva considerata più o meno una sorta di tabula rasa eh, in cui tutti i contenuti venissero poi costruiti eh, dandogli degli input dall'esterno. È stato grazie a un autore molto importante che si chiama Jean Piaget che eh, dalla seconda metà del secolo scorso invece eh, e grazie anche a una serie di altre eh, ricerche concomitanti nel campo del linguaggio, nel campo di altri eh, settori dello sviluppo umano, ci si è eh, potuti rendere conto che invece eh, il neonato nasce dotato di una serie di dispositivi di interazione con il mondo esterno che si attivano certamente nel contatto con l'ambiente ma che sono già a, a sua disposizione proprio dai primi mo momenti della vita. Eh, basti pensare ad esempio a un dispositivo come quello della suzione. Eh, il neonato è in grado di succhiare e di alimentarsi al seno materno o a, a una un biberon già eh, dalla nascita e, e in sostanza qualsiasi oggetto entra in, in contatto con la zona della bocca del neonato attiva questo schema che è già a disposizione. Si capisce che è uno schema adattivo che serve innanzitutto eh, diciamo per la sopravvivenza proprio dal punto di vista fisico, ma che comunque è eh, un corredo genetico che ehm, si perfeziona si, eh, e si adatta via via che il neonato fa diverse esperienze di suzione, sia al seno sia al biberono, per esempio anche succhiandosi il dito o succhiando altri oggetti che trova eh, nel raggio d'azione della sua bocca eh, già dai primi giorni della vita. Eh, quindi mh, questi dispositivi innati eh, sono pronti all'uso ed efficienti fin dalla nascita. Eh, come ho già detto, vengono attivati nell'interazione con eh, il mondo degli adulti e degli oggetti. Mm, in questo modo, mm, il neonato è in grado di produrre eh, m, alcuni adattamenti e eh, di mettere in campo addirittura delle possibilità di esplorazione del mondo esterno, sia nel rapporto con gli oggetti fisici, che eh, inizia a eh, conoscere, ad esempio, attraverso il riflesso di prensione, cioè. Um, un, un meccanismo di nuovo uh, ereditario che permette uh, al bambino di uh, tenere uh, in mano qualsiasi oggetto sfiori il suo palmo. Ovviamente all'inizio non è una presa volontaria, tant'è vero che, uh, ad esempio, se casualmente un, uh, un sonaglietto capita nei primi uh, giorni di vita dentro la mano di un neonato, il, il neonato se lo perde in maniera eh, casuale non è poi in grado di, eh, volontariamente di andarlo a ricercare e di andarlo a riprendere. Però anche questo ehm, dispositivo che ehm, si capisce che è un corredo originario e genetico, chiaramente è a disposizione dello sviluppo successivo di una prensione invece di tipo volontario. Ehm, si pensi anche eh, ehm, per quanto riguarda le possibilità di esplorazione. In poco tempo il neonato che eh, all'inizio non possiede neanche il controllo del capo, che di norma se non viene adagiato, per esempio nel, quando viene preso in braccio, eh, viene adagiato sulla spalla di un adulto o viene riposto diciamo, su una culla eh, accompagnandolo con, con il gesto eh, della mano di un adulto. Già in pochi giorni di vita riesce, se messo supino, eh, se messo a pancia in sotto, a girare il capo verso destra e verso sinistra, quindi mettendo in campo già delle attività esplorative del mondo esterno con una ricognizione, sebbene limitata, ma fatta con la vista, eh, già in pochi giorni. In particolare, però, quello che eh, mh, è interessante e molto importante è capire che. Le, queste prime dotazioni eh, di tipo genetico sono in particolare dirette all'interazione all sociale. Questo è molto interessante perché fino a poco tempo fa si è creduto che, ad esempio, Freud riteneva che il bambino si attaccasse alla mamma, alla madre, eh, perché la madre è la, la, la persona che eroga il cibo, quindi che questo attaccamento avvenisse per bisogno, eh, per un bisogno tipo fisiologico. In realtà ci si è resi conto eh, attraverso degli studi, in particolare uno studio di Arlov che eh, ehm, ha, mh, ha ricercato il comportamento di alcuni primati superiori, quindi alcune scimmie, mettendo dei cuccioli di scimmie all'interno di una gabbietta eh, in cui erano presenti una madre di fil di, un fantoccio eh, di fildo ferro che eh, erogava il latte e quindi il cibo. E un fantoccio invece ricoperto di peluche che non erogava cibo ma soltanto diciamo, calore e accoglienza. E si è visto che anche nei primati questi cuccioli passavano il gran parte della giornata accoccolati sul fantoccio ricoperto di peluche e si rivolgevano alla madre, al fantoccio che erogava. Cibo e latte soltanto nel momento del bisogno per esaudire il bisogno della fame. Quindi, questo significa che anche nei primati superiori il bisogno di calore, il bisogno di interazione affettiva e di costruzione di rapporti accoglienti è prioritario rispetto al bisogno di essere semplicemente sfamati. Ci sono poi state altre ricerche che hanno. Eh, che hanno sottolineato questo bisogno di socializzazione del bambino. Ma in particolare qui ci interessa sottolineare altri tre dispositivi eh, che sono originariamente eh, a disposizione del neonato e che serviranno proprio alla costruzione dei legami sociali e affettivi, ovviamente con eh, i genitori ma con tutti gli adulti che diventano significativi, possono essere nonni, possono essere babysitter o educatori che in qualche modo sono presenti nella vita del bambino fin dalla nascita e che poi dopo si stabilizzano e si dirigono anche a costruire i rapporti con i pari, con i cotani, quindi con gli altri bambini, i primi rapporti di amicizia. In particolare questi tre dispositivi sono il pianto, il sorriso e le vocalizzazioni. In particolare il pianto è un sistema di segnalazione a distanza, è a disposizione fin dalla nascita e svolge un ruolo molto importante perché riesce a segnalare agli adulti lo stato di bisogno del bambino anche quando gli adulti non sono presenti alla situazione. Appunto è un sistema di segnalazione a distanza. Richiamano l'attenzione e ehm, servono all'adulto per capire che cosa, eh, di cosa il bambino ha bisogno in un certo momento, ad esempio di essere sfamato, di essere preso in braccio o di essere pulito e, e accudito. Il pianto quindi so, eh, offre un'importante occasione di interazione con il bambino e qui ehm, è importante sottolineare che non andrebbe estinto velocemente come si tende a fare ad esempio utilizzando delle strategie come eh, quelle dell'uso di, eh, di un succhiotto, ehm, perché l'adulto ha bisogno di capire qual è il, il bisogno che eh, il bambino esprime attraverso il pianto e solo lasciando che il bambino... Esprima il pianto, l'adulto può sintonizzarsi sul bisogno del bambino, cercare di capire ad esempio prendendolo in braccio se il pianto si estingue semplicemente con questa azione, e quindi vuol dire che il bambino aveva bisogno di interazione, di vicinanza semplicemente, se invece questo pianto non si estingue, potrebbe essere che il bambino ha momentaneamente un, un dolore, eh, un piccolo bisogno di altro genere, quindi di accudimento di altro genere oppure se il pianto deriva dalla fame, cioè dalla sensazione dello stomaco vuoto che quindi ha bisogno come azione eh, diciamo di, di cura la possibilità di eh, sfamare il bambino. Eh, L'abitudine, eh, il pianto non gode di, di grande mh, successo diciamo, nella, nella nostra società che tende piuttosto alla felicità. Ma è importante invece capire che il pianto nei primi mesi di vita eh, è un importante dispositivo di comunicazione, che quindi quando si tende a distinguerlo molto velocemente, in realtà si soffoca un canale che è a disposizione naturalmente del bambino proprio per eh, interagire con le possibilità che ha, perché ancora non avendo il linguaggio si esprime attraverso questo canale alternativo. Eh, diversamente, il sorriso. È un sistema di segnalazione in vicinanza, cioè il bambino può sorridere solo quando, eh, o diciamo, eh, l'adulto può capire lo stato di benessere del bambino che sorride solo se è in presenza. E è importante eh, che alcuni studi abbiano sottolineato come il sorriso, eh, che all'inizio è semplicemente una smorfia diciamo, di, di carattere neurofisiologico. Eh, invece, viene interpretato dall'adulto proprio come un sistema di segnalazione di eh, comunicazione di benessere e eh, riprendendo il sorriso del, del bambino. L'adulto comincia un'interazione a sua volta di cura, di affetto, di, di coccole, di vezzeggiativi e questo costruisce invece la, la, un sistema di segnalazione in vicinanza, un sistema di interazione in cui adulto e bambino si danno il turno e, e l'adulto rispondendo al sorriso del bambino inserisce tutta una serie di... Eh, azioni che sono di cura dal punto di vista proprio affettivo e quindi accoglie il bambino all'interno del mondo sociale. Eh, infine ci sono le vocalizzazioni che spesso si abbinano al sorriso e che sono ehm, all'inizio semplicemente delle emissioni di, eh, di, del respiro sonorizzato attraverso le, le corde vocabili ma che altrettanto forniscono all'adulto l'idea che il bambino stia giocando con se stesso, con il proprio corpo, stia cercando di interagire in una maniera ancora molto ancorata sul, sistema, sul suo sistema e poco ancora adattata al sistema invece di costruzione della lingua che avverrà successivamente. Però quando l'adulto si inserisce nella vocalizzazione del bambino, che all'inizio eh, diciamo, è spontanea, quindi il bambino emette un suono, eh, l'adulto, eh, il familiare risponde a questo suono per esempio imitandolo e dando luogo a degli scambi veri e propri come poi avverrà successivamente nel dialogo quando a queste vocalizzazioni saranno sostituite le parole. E nel frattempo l'adulto propone al bambino dei modelli eh, di, di lingua, di linguaggio, quindi parlando la lingua che, che gli è propria, e offrendo quindi delle, delle frasi, offrendo dei modelli a cui il bambino via via adatterà le sue vocalizzazioni, cercando di ripetere eh, dapprima alcuni suoni, poi eh, cercando di appropriarsi proprio di vere e proprie parole. Si può capire quindi che pianto, sorriso e vocalizzazioni sono i tre sistemi a disposizione del neonato per l'interazione con il mondo, eh, soprattutto il mondo sociale, per entrare in comunicazione con gli altri, per costruire quei legami di, ehm, di fiducia e di affetto che gli permetteranno poi di acquisire una propria identità e di esplorare il mondo con più fiducia. Eh, queste, queste prime esercitazioni, si possono chiamare così, sfoceranno intorno all'anno, all'anno e mezzo, nella conquista proprio delle prime parole e poi nella successiva costruzione del linguaggio.